quando di 20 anni, per 30 anni si fanno la guerra in questa città e poi si mettono insieme, pur di vincere, pur di gestire la cosa pubblica, questo accade. Non si mettono mai d'accordo anche per il Parlamento. Vedete, il ballottaggio di queste elezioni sono state una cosa assai significativa in questa città, perché lo dicevo che questo sindaco è stato scelto solo da 4 cattoriani su 10, è stato scelto da 15.000 abitanti su 62.000. Noi come centrodestra abbiamo rappresentato più del 60% sia al primo che al secondo. Questo è un dato elettorale importante che fa discutere e fa riflettere su una maggioranza che non è rappresentativa del popolo centrodestra. Siamo all'opposizione perché siamo andati vinti, perché non abbiamo trovato l'unità, perché sapevamo che non potevamo governare in questa situazione, cosa che non hanno fatto loro, perché pur di vincere si sono messi d'accordo e poi hanno vinto la battaglia, ma probabilmente perderanno la guerra. Vedete? Composto da 5, forse 4 consiglieri di questa maggioranza, si è definito indipendente fuori da questa maggioranza. Ha messo dei paletti importanti, tra cui una programmazione seria, una pianificazione per lo sviluppo della città e la modifica della giunta comunale, organo esecutivo dell'est. Sì, da un lato dobbiamo scegliere che cosa fare in merito a questo, non sono io che voglio dire se fare o non fare, ma di fatto che così non possiamo continuare. Perché è opportuno ricordare anche alla città cosa si fa, cosa si sta facendo. Oltre ai manifesti pubblici, bisogna dire che sono stati nominati in maniera illegale 7 dirigenti vietati dalla normativa, quindi spesso si è creato un danno erariale poco più di 700.000 euro l'anno. Vi è più un capostato che ha un contratto di natura forse privatistica che costa 120.000 euro all'anno. C'è una deputata esterna che prima era interno a 30.000 euro l'anno. C'è il nuovo management di Catoria Pieri, che anche se è una cosa assai strana, perché prima accetta, poi non accetta, poi è compatibile, poi viola la legge. Vedete, sapete che la regione Campania, lei lo dovrebbe sapere, senatore Casini, la regione Campania ha una legge sull'utilizzo delle risorse umane. Chi si candida non può ricevere alcun tipo di incarico, perché diventa oggetto di portatore di voti, quindi viene usata la sua intelligenza. E questo credo che non debba più accadere. Quindi facciamoci un esame di coscienza, cerchiamo di dare e di lavorare per questa. Invece si continua a dare contributi alle parrocchie, contributi alle associazioni, nessun tipo di agevolazione di sussidio alle persone che non lavorano, ai disoccupati, alle politiche. Quando la legge 122 del 2005 lo vieta in maniera incondizionata. Un'amministrazione che cerca di bavagliare la commissione che legittima la legge.
non riesce a fare una prevenzione o un monitoraggio dell'inquinamento, anche a Mosca, dove la città che rappresenta il numero uno per la malattia del secolo, il cancro, il tumore ai polmoni. Una città che non riesce a verificare il piano tra